un po' di anni proviamo di narrazione compresa anche noi. Non posso non cominciare questa storia con un c'era una volta, perché questo c'era una volta è cominciato in una terra molto indefinita, molto strana, perché questa marca risiedeva tra la Puglia e la Basilicata, un territorio che anche nelle carte geografiche non è ben segnato, specie di zona industriale tra la provincia di Matera e la provincia di Bari. Una marca che in qualche modo negli anni si era un po' offuscata, dopo un exploit a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, era, come dire, produceva biscotti perfettamente fatti, con ingredienti genuini, di prima qualità, straordinari. In realtà però, un bel giorno, la fata demoscopea che noi abbiamo ascoltato ci ha raccontato che questa marca era una marca un po' offuscata, con un po' di ragnatele, con un po' di polvere, un po' provinciale. In realtà questo elemento però aveva anche delle connotazioni estremamente positive, perché aveva delle vocazioni di grande naturalità, di in qualche modo evocava un passato buono. E in quel momento appunto avevamo necessità in qualche modo di fare uscire da questa dimensione di arretratezza questa marca. E se va con la prossima slide. Credo che questo sia un audio, un registratore audio. Un bel giorno noi abbiamo incontrato questa marca e abbiamo cominciato a chiedergli un po' di raccontarci la sua storia. Questa storia è diventata poi noi l'abbiamo chiamato Cine Racconto, perché è un format che è a metà tra il cortometraggio, il telecomunicato lungo, come si usava una volta, un contenuto che vuole essere web ma che poteva essere anche altro, è diventato poi in realtà un vero e proprio spot. Se lo facciamo vedere, poi commento com'è finita questa storia. Chi fa grandi imprese entra nella storia. Chi fa tante piccole buone cose, chi fa felice la gente, vive nelle sue storie. Storie semplici, eppure magiche, come quella di Leo. Ciao, stavo fuori di lei. E non la sai la storia. E quando stavo lei. Leo amava molto il suo mestiere. Era convinto che il buono fosse amico del bene, il gusto del giusto e il sapore dell'amore. Si dite boh. I biscotti di Leo ti conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma lei la sapeva lunga in fatto di dolcezza. Quasi. I biscotti di Leo erano così buoni che anche tu ti sentivi più buono. All'armistizio del 43 i soldati volevano far saltare per aria tutto il paese. Ma Leo seppe prenderli con le buone. Anzi, con le buonissime. E così quelli se ne tornarono al paese loro. Sciotavi! Sciotavi! I biscotti di Leo erano una forza della natura. Non pioveva da mesi. Era tutto secco, i campi rovinati. Allora Leo si mise al lavoro, fece dei biscotti a forma di nuvola. Come li uscì dal forno? Beh, mo non esageriamo.
Ah, venacchio. Oggi, dopo tanti anni, c'è ancora chi conosce la magia delle cose semplici e gentili, come quando c'era Leo. In realtà la storia di Leo è, diciamo, poi diventata una serie di altre cose, e ha dato la stura a tutta una serie di attività di narrazione che sono poi terminate in una recente attività con appunto l'uso di un talent o di un testimonial, come lo vogliamo chiamare, insomma, secondo di come è più comodo. Se possiamo andare rapidamente alla terza, qua vedete un po' delle attività, quindi i contenuti sono diventati assolutamente diciamo cross mediali. La campagna a sinistra era quella con quale abbiamo lanciato l'attività. A Natale regalavamo a chi scriveva una buona frase di Natale un piccolo racconto scritto da Carlo D'Amicis, che è una delle voci di Fahrenheit Radio 3. Poi abbiamo cominciato a produrre dei contenuti andando per strada, quindi a raccogliere storie da parte degli utenti con questo tour che si chiamava C'era una buona volta, e quindi abbiamo girato per le piazze raccogliendo le storie delle persone. Poi i contenuti, insomma, che erano anche un po' di prodotto, sono entrati in un glossario che noi abbiamo battezzato così, per cui viene distillato un racconto ogni settimana attorno ad un ingrediente del prodotto. E poi in ultimo questo piccolo concorso che ha visto poi la partecipazione, insomma, come in qualche modo come endorser di Tessa Gelisio, che è andata a casa di 5 consumatrici a preparare dolci con i biscotti di Leo, dopo che però loro avevano raccontato a chi volevano raccontare, regalare questo dolce. Una storia appunto che fa parte più che altro di una strategia di narrazione che si è cominciata con questo piccolo racconto, appunto questi 3 minuti, adesso questo prodotto, che è diventato ovviamente anche una sorta di vero e proprio spot, va in TV, credo lo vedrete in Rai nel prossimo periodo. Ad oggi Storia di Leo ha raggiunto circa 100.000 visualizzazioni, non aveva l'obiettivo di essere un oggetto virale, quindi in maniera naturale ha guadagnato queste visualizzazioni. La cosa interessante in realtà però è stato l'elemento con cui abbiamo cominciato a creare un grande livello di commitment verso la marca. Quando facevamo gli eventi per strada, una delle cose più belle che ci è accaduto è che le persone ci avvicinavano e citavano a memoria le battute di Storia di Leo. Per noi è stato ovviamente il primo feedback che quella storia aveva lasciato un segno forte da questo punto di vista. Grazie.